Nuovo rinforzo per la difesa biancazzurra, si tratta di Mario Hierardi, 1,95, calciatore prestante di struttura, classe 98, 24 anni, il prossimo 23 febbraio, centrale di destra della difesa 3, ma può giocare anche terzino in una difesa 4. Arriva in prestito secco dal Vicenza, 7 presenze in B, di cui 6 in questa stagione, un gol nel match interno col Monza lo scorso 27 ottobre. In precedenza Hierardi, cresciuto nel Genoa, ha militato in C nel Sud Tirol e nel Ravenna. In organico sono così 6 difensori centrali di ruolo: Ijanes, Frascatore, Veroli, Ingrosso, appunto il neo biancazzurro Hierardi, e Mirko Drudi, che a causa dei postumi del trauma cranico patito sabato scorso nella gara interna con il Montevarchi si potrà allenare sì, ma senza colpire il pallone di testa per i prossimi 10-15 giorni, dunque indisponibile per almeno 2-3 partite. Il giovane difensore senegalese della primavera biancazzurra Pape Sakho, classe 2003, è stato ceduto al Bologna. De Marchi richiesto dal Sud Tirol. In prestito dalla Fiorentina, Gori non si muoverà da Cosenza. Categorico il DS Goretti, da noi contattato. L'attaccante è incedibile. In uscita Marilungo, Galano, Bocic e molto probabilmente Michael De Marchi. Tra i pali intanto è sempre più una certezza Alessandro Sorrentino, 20 anni il prossimo 3 aprile, esordio in Coppa Italia col Grosseto a metà settembre, in campionato 10 presenze, il debutto a Chiavari lo scorso 11 ottobre. Quanto è stato importante, a proposito di allenatori, Gigi Iervese? Tantissimo, sotto questo punto di vista tantissimo, perché mi ha fatto crescere. E mi ha fatto capire le mie vere potenzialità, e sotto questo punto di vista lo ringrazio veramente, perché è anche grazie a lui che abbiamo fatto un grosso campionato, e non è un caso che abbiamo vinto sia campionato che Supercoppa. Da migliorare ancora tutto. Però una cosa in particolare c'è? Un po' l'uscita nei calci d'angolo, nei cross, diciamo. Dai. Ma ti riferisci magari al colpo di testa ravvicinato di Senza Amici, traversone della sinistra, però lì sei stato disturbato, se non vado errato, da Gambale. Hai respinto, sì, corto, sì. Potevi fare meglio lì? Sicuramente potevo fare meglio, perché invece di cercare di bloccarla, visto che avevo l'uomo davanti, potevo cercare di respingerla. Modello uno in particolare non ce l'ho, cerco di prendere il meglio dei più grandi che ci sono in circolazione adesso. Vabbè, però ci sarà un portiere che ti piace in modo particolare? Sì, in particolare sì, Allison. Lui, beh, mi è sempre piaciuto da quando era la Roma. Al di là dei mezzi tecnici, no, che sono indiscutibili, è la forza mentale, la peculiarità di questo ragazzo, Gigi? Assolutamente sì, Massimo. Ma già dall'anno scorso mostrava grande personalità, tanto coraggio, dava sempre quella sicurezza. A vederlo sembra che non è cambiato nulla, come se giocasse in primavera. Sicuramente l'anno scorso, ecco, è stato importante anche il mister portiere della primavera, Massimo Luciani, che ha fatto un grande lavoro nei suoi confronti. Con i piedi è molto bravo, per in questo momento il portiere è determinante. Sei di Guardia Grele oppure no? Non ho capito bene questa... Mia madre. Io sono nato a Guardia Grele. Guardia Grele, De Sanctis, Sorrentino. Diciamo che lui era un parente stretto di mia mamma. Ah, ecco. Di Guardia Grele. Mia mamma mi parlava spesso di lui quando era piccolo, che aveva questa passione per il calcio, quindi diciamo che anche lì ho preso un po' le mie decisioni.